Roma, 2018. Nel volume Percorsi d'arte in Italia, edito da Rubettino, gli autori dedicano una pagina ad una pittrice futurista. Per lei segna il punto di maturazione di un lungo percorso creativo nella pittura. Quest'artista è Tina Saletnic. Ha iniziato a dipingere alla fine degli anni 70, quando è già una donna realizzata, sposata con un medico romano. In quegli anni i loro due figli sono ormai abbastanza grandi da lasciarle il tempo di dedicarsi al proprio talento creativo. Ho sempre accompagnato lo studio e il lavoro con la passione per l'arte. Era una famiglia piccola, mia madre, mio padre, io. Avevo una sorella che però era morta tragicamente e questo fatto aveva influito molto su mia madre, su me, su tutti noi. E quindi sono vissuta, diciamo, come figlia unica, trovando però molta compagnia nei libri e nell'arte, che mi piaceva fin da bambina. Ho iniziato a dipingere ma proprio con la tecnica, dopo i 18 anni, si può dire. Mi sono laureata e dopo appena 2 anni e mezzo ho vinto un concorso, quindi ho trovato lavoro. E negli stessi anni ho trovato anche un marito e ho avuto una famiglia. Posso dire che io ammiro molto tutte le donne che lavorano pur avendo una famiglia, perché si tratta di conciliare sempre due esigenze fortissime. Quando io ho avuto due figli e quando avevo un po' di tempo tranquillo, addirittura di notte, e avevo qualche idea, ma mi alzavo e cominciavo a disegnare di notte. Ho sempre continuato a disegnare, anche negli anni difficili. Dopo il liceo classico si laurea in legge ed inizia la propria carriera come funzionario statale. Fin da bambina aveva amato la pittura, un amore intimo e talmente saldo da poter pazientare qualche decennio per essere pienamente vissuto. Gli anni della realizzazione professionale e familiare sono anni in cui vengono raccolti numerosi stimoli culturali in modo non organizzato, non sistematico. Visite a musei, viaggi, letture costituiranno un ampio repertorio di conoscenze che più tardi diverranno il suo stile pittorico. Emergeranno come sintesi di un linguaggio artistico colto, intenso, ricco di storia. La partecipazione alle prime mostre risale l'anno 77. Devo dire che ho cominciato, diciamo, a disegnare e anche a dipingere in maniera, sorprendente, perché non ho fatto una ricerca da un modo di segnare a un altro, un'evoluzione. No, mi è venuto istintivo di rappresentare la realtà un po' frammentata, scomposta, cioè una specie di ispirazione cubista senza saperlo, perché non me ne rendevo conto. Però era così che vedevo. Cioè mi piaceva, mi interessava di più, perché le opere che avevo visto, avevo avuto la fortuna di vedere le opere del passato sublimi, in cui la realtà veniva riprodotta nei dettagli, la piega di un abito, non so, qualsiasi cosa. Però non mi emozionava. Mi emozionava più la ricerca di qualche cosa che era addirittura nascosto dentro la realtà. Un'immagine che vedevo solo io. Quando studiamo un artista, diamo spesso per acquisita una delle cose invece più complesse, e cioè l'esistenza del suo stile. Partiamo dal fatto che c'è, dal dato che esiste questo stile, e di lì ci muoviamo e facciamo un lavoro di interpretazione, di comprensione, di analisi. Però quasi sempre andiamo ad omettere una parte decisiva di questa analisi, e cioè chiederci
cosa ha originato questo stile? Quali sono le radici veramente profonde di questo stile, di questo modo di vedere il mondo? E dimentichiamo, come fa ormai in maniera consueta la nostra società e ben oltre l'ambito artistico, dimentichiamo quello che è il tema dell'inconscio, quindi delle radici sconosciute alla persona che però sono decisive influenze rispetto alla visione del mondo e alla struttura della personalità. Quindi un aspetto cruciale giace in un ambito molto complesso e sconosciuto allo stesso artista. L'inconscio produce i bisogni emotivi, i bisogni che sono in questo caso anche consapevoli, noti all'artista, e che lo portano a indirizzare le sue scelte verso quest'opera, verso quest'altra, verso la lettura di un libro. Ed ecco che qui arriva un terzo livello, potremmo dire così, un livello di conoscenza cognitiva, di conoscenza razionale, lo studio della storia, lo studio della storia dell'arte, la conoscenza quindi dell'opera di uno specifico artista, addirittura della sua tecnica. Ecco, lo stile di un artista, la parte più complessa della domanda che ci dovremmo porre davanti ad un pittore, ha origine in questa dinamica tra, diciamo, almeno questi tre livelli: un livello sconosciuto all'artista, l'inconscio della sua personalità, un livello più strettamente emotivo e un livello più strettamente cognitivo, più direttamente cognitivo.